Sindaco, Officine del Gran Sasso cos'è? Officine del Gran Sasso è un progetto innovativo, è un progetto che interessa le aree interne. Io sono sindaco di Fanadriano, un piccolo comune dell'area interna. Il soggetto beneficiario è il comune di Fanadriano, mentre l'ente attuatore è la società Itaca, che è un'associazione di terzo settore. Siamo riusciti a intercettare 300.000 euro e daremo supporto a chi vorrà tornare ad investire nelle nostre aree interne. Nei mesi scorsi si sono svolti circa 20 incontri, innanzitutto con la popolazione, ma anche con le associazioni presenti su tutto il territorio, non solo del comune di Fanadriano, prima e fra tutte quelle della Proloco. E nei prossimi mesi di aprile e maggio tutti i giorni saranno interessati da altri incontri dove coinvolgeremo anche dei personaggi, persone importanti del loro settore, anche tutti i sindaci dell'intero territorio circostante dell'Alto Vomano. Il progetto è molto articolato, si sviluppa essenzialmente in 6 assi di intervento: la rifunzionalizzazione di spazi pubblici per destinarli a laboratori, co-working, aule appunto per la condivisione di progetti di comunità, servizio di supporto alle imprese articolato in uno sportello fisico e virtuale, un programma di accelerazione destinato a 30 tra imprese nascenti e imprese che già sono sul territorio e che desiderano appunto velocizzare i propri processi di market placement, come dicevo una serie nutrita di laboratori tematici su alcuni temi chiave dello sviluppo locale, postazioni di lavoro condiviso, quindi di co-working con tutte le attrezzature tecnologiche e quant'altro, una serie di eventi per l'animazione territoriale e a corredo di tutto il progetto un'azione di ricerca e sviluppo che si sostanzierà con creazione di 2 filiere su alcuni ambiti tematici, asset rilevanti per lo sviluppo del territorio. Il driver, il volano dello sviluppo di un territorio in generale, ma soprattutto delle aree interne, è essenzialmente il capitale umano, quindi il progetto intende puntare soprattutto, ripeto, sulla qualificazione, riqualificazione e valorizzazione del capitale umano.